Sport Car, classe 1000, terzo classificato numero 7, Rosario Corsaro. Che vince anche il premio per il pilota più secco, secondo me. Mamma mia! Pilota più secco in gara, Rosario Corsaro. Secondo, per fare un po' di peso dobbiamo mettere i bambini, se no qua siamo noi. C'è qualcun altro, signori? Un altro posto ce l'abbiamo? Secondo classificato in E2 Sport Car Miller, il più grosso pilota. Quello poi, c'è tempo, c'è tempo. Secondo alle foto celebre numero 8, Alfonso Casillo. Allora, Alfonso mi ha fatto una confessione, io ve l'anticipo. Ha detto: appena sono risalito in macchina e ho visto la strada di Gambari, ho detto: ma perché non ci sono tornato prima? È vero o non è vero? Questo è il più grande tributo. Vince la classe 1000, il numero 6, Gaetano Rechichi. Sicuramente a ridere è l'Elia, perché insomma è un derby che si gioca sempre fra l'Elia, quindi l'Elia vince comunque. Piazza per il 2-2, Nicola Almirante Paola. C'è o non c'è lo straniero? È arrivato? È tornato? Dov'è Nicola? Non c'è. Nona posizione assoluta per il numero 21, Domenico Chirico. Eccolo. Ottava piazza per il numero 31, Agostino Fallara. Quanto vi siete passati? Mezzo secondo? Scostumato Fallara, scostumato. Settima piazza per il numero 4, Sergio Bertolami. Sesta posizione per il numero 3, Carmelo Barbaro. E andiamo alla top 5, posto 5 assoluto per il numero 7, Rosario Corsaro. Quarta piazza per il numero 8, Alfonso Casillo. Andiamo al podio assoluto, alla top 3. Terza posizione per il numero 6, Gaetano Rechichi. Seconda posizione assoluta di giornata per il numero 1, Giovanni Greco. Ha attraversato un periodo particolarmente difficile, è stato lontano dalla macchina tanto tempo, c'ha delle protesi, ha avuto tanta preoccupazione, c'era il dubbio su quando potesse tornare in forma, ma ha bruciato le tappe, ha detto a se stesso che può andare ancora forte, che sa andare ancora forte. Ha annaffiato gli occhi di papà Giuseppe e ha veramente emozionato tutti. Vince il settimo slalom di Gambari, il numero 9, Antonino Branca. Premiano
Giuseppe De Nisi e Francesco Valara. Anche ad Antonino chiedere di dire qualche parola è roba difficile, eh? Un applauso a tutti. Ciao, ciao.